Germana Ponte e ho scritto un libro, eccolo qua, Il focusing e la saggezza del corpo, edizioni mediterranee e comincio a raccontarvi perché ho scritto questo libro, perché fin dall'inizio in cui ho conosciuto il focusing, ho imparato a farlo, l'ho insegnato più avanti, mi sono resa conto che è uno strumento straordinario. E quindi appena è stato possibile, ma appena sono stata in grado di farlo, ho scritto questo libro. Il focusing cos'è? Prima di tutto leggete il libro perché non è così facile spiegarvelo in 2 minuti. Ad ogni modo, è mettere a fuoco una particolare forma di intelligenza organismica che ha molte più informazioni, diciamo un'intelligenza corporea in senso lato, che ha molte più informazioni del semplice livello razionale, cognitivo, su di me. E quindi mi consente di vivere una vita, prendere delle decisioni con più informazioni invece che con meno. Questa intelligenza organismica ha anche un'altra particolarità, che è, diciamo, il corpo in senso lato registra fin dall'inizio della mia vita, registra tutto quello, ha registrato, ha in memoria tutto quello che mi è successo, ma non ce l'ha in memoria, nella memoria che conosciamo noi cognitiva, ce l'ha sotto forma di sensazioni e quindi ha tutto quello che io sono, tutto quello che mi è successo, tutto il modo in cui mi sono vissuta le varie cose e quindi ha in memoria tutta la mia anche personalità, diciamo. Quindi fare focusing vuol dire anche contattare tutto quello che io sono, tutto quello che mi definisce come germana. E che mi agisce e che per la maggior parte delle volte si dice inconscio, ma preferisco implicito, che è la parola che usava Eugene Gendlin, diciamo il fautore del focusing, no, no, è venuto a mancare, era uno psicologo, un filosofo e un ricercatore di fama mondiale. Quindi il focusing mi consente di portare alla luce tutto quell'implicito che mi definisce, che mi agisce e quindi anche, significa anche conoscermi meglio, significa stabilire una migliore relazione con me stessa e anche alle volte raggiungere delle profondità tali per cui vado a sperimentare l'essenza delle cose, vado a sperimentare la vera natura di ogni cosa e non c'è niente di più logico, perché il corpo in senso lato è quello che contiene ogni cosa da questa parte dello spettro, la materia passando attraverso l'energia e dall'altra parte dello spettro quel qualcosa che io preferisco chiamare essenza invece che in altri modi. Quindi il focusing ha un potenziale straordinario, ma merita veramente di essere conosciuto, di essere avvicinato. E quindi vi consiglio di leggere il mio libro.